time where the start of it. I wonder where you can see inside my shirt. I wait and bleed. Cut out the airlines up in me. Feel down the ground, it's down on me. I wonder where you can see inside my shirt. I wait and bleed. Get your fucking hands in the fucking air. But I made up my mind now that I fell on this. Everything in the black for me. I know the man I come near with the side of. The thing that the way I feel to me. Can you drop my shit? I get it. Tell me you'll have this every run. I did a bad luck with a feeling like this. Even a dream or a from a bread. Amici sportivi del grande wrestling, benvenuti all'episodio numero 12 di WLF Christmas. Insomma, buon Natale a tutti. Oggi è un giorno speciale per chiunque, ma è un giorno speciale anche per questi. Uno per Kratos, in quanto è il nuovo campione WLF. Gli altri due sono Mr. P e Martin Johnson, che vengono all'arrembaggio in quanto in quella di WLF Wheel of Kharma. I tre hanno letteralmente spazzato Edward e Shawn Fily. Edward, che era la grande sorpresa e il grande regalo di Natale di Shawn Fily. Edward è stato messo sotto, investito probabilmente da uno di questi tre, che poi sono arrivati sul ring e hanno massacrato il povero general manager. Beh ragazzi, sentite addirittura delle parolacce nei loro confronti. D'altronde quello che hanno fatto è stato davvero odioso ai danni di due leggende. E beh, continuano con i loro cori, addirittura fate schifo. Insomma, stanno esagerando, però Kratos mi sembra voglia chiarire un po' la situazione. Beh sì, questo è il momento, è il tempo, è il momento della New Evolution, chiaro. Kratos e Capreta Bref ha espresso dei chiari concetti. Vediamo cosa avrà da dire Martin Johnson intanto. Ah, sentiamo cosa avrà da dirci Mr. P. Con Martin Johnson l'ha proprio pescato. Vediamo. Sentiamo anzi. No dai, no, non ci posso credere. Ma, cioè, ma non può fare così. Cioè alla fine Mr. P neanche era forse del roster verde. E ora si prende addirittura un match titolato contro Leonard. Ma dai, su. Ma dai, ma non ci credo. D'altronde questi sono qui per dominare, ragazzi. Quello che possono prendersi si prendono. La title shot era ai loro piedi, d'altronde. Non c'è Shawn Fily. Ed attenzione, perché qui stanno chiamando Remo addirittura. Eh beh, dell'Old Evolution, della vera Evolution. Qui Mr. P, insomma, sta rischiando, perché chiamare il più possente dell'Evolution, metterlo in gioco, insomma. Però volevano essere loro il regalo. No dai, non ci credo. Mr. P sta sfidando Remo. Non ci credo, alla Royal Rumble. Alla Royal Rumble addirittura. Questo sì che è un annuncio bomba, una pile bomb. Quella di Mr. P della Old Evolution. Passiamo da tre bastardi a un'altra bastarda, la nuova campionessa, che mostra sempre il suo lato, no? Il suo lato proibito, diciamo. Beh, hanno ragione i fan, sei davvero nubiosa Alexandra alla fine, eh? Perché con questa storia, basta, sei campionessa, dovresti parlare di altro.
Paradise di Sharon. Wow, attenzione. Oh, oh, attenzione, perché ha annunciato probabilmente sì il prossimo match, anche se penso sulla full card già ci dovrebbe essere un match delle regole estreme tra Serenity Sharon e Alexandra. Sì, penso che poi Serenity Sharon già lo sapeva, forse lo voleva rivelare al pubblico, che non so se ne era corretto almeno. Eccola qui, infatti, la campionessa delle Divas WLF, Alexandra, che in quella di Wheel of Kharma ha trionfato battendo proprio Serenity Sharon. Beh, di certo non li vediamo spesso gli Extreme Rules match tra delle Divas. Abbiamo visto in quel DLC un Northward, è stato davvero molto molto violento, però con il mantenimento poi la difesa del titolo da parte di Page grazie all'interferenza tramite King Song Audio, diciamo, di Sally e Meta. Qui però non ci siano interferenze, non credo, però Alexandra vuole dimostrare davvero di essere migliore della sua grande sfidante, che ripetiamo, come già ha detto Alexandra, non avrà rematch, in quanto l'assicurazione prevede, se Serenity perdesse, avesse perso appunto il suo match contro Alexandra, non avrebbe ottenuto altri rematch. Insomma, però dovesse batterla oggi potrebbe comunque rimettersi in carreggiata, anche se insomma poi Shawn Fily non è più della partita, quindi che Sharon potrebbe dire io faccio come Mr. P, prendo la libertà, magari chiedo al consiglio di amministrazione di darmi un match titolato, anche se poi la stipulazione non lo prevedeva. I fan comunque sono tutti dalla sua parte, però oggi c'è Alexandra davvero molto molto inviperita. Eh sì, è sembrata davvero decisa nelle sue dichiarazioni. Qua però potrebbe chiudersi questa faida, perché questo è un match dalle regole estreme, un match molto molto duro, violento. Si parte, attenzione, super clincia. Sembra veder vincere, sì, Alexandra, però è più alta, non più possente fisicamente, ma più alta, e questo la favorita in questa prima fase del match. Ora va con un altro ninja, vediamo se stava trovando, niente a fare, ancora la rumena che la mette giù, e poi un drop. Ma è molto molto bene la ragazza, è vero, forse molti la etichettano più come una diva, come una ballerina, no? Invece lei anche come qualcos'altro, insomma. Invece attenzione, qui addirittura schiaffone prima e poi c'è lo schieramento, ma non la chiude addirittura, decide di continuare il match. Anche perché secondo me sarebbe stato il conto di due e non di tre. Però che questo atteggiamento spocchioso, no, della campionessa, che però sta dominando, ragazzi, almeno in queste prime fasi sta dimostrando, insomma, l'ha voluto lei questo match. Ha detto, l'ho detto in una recente intervista, ha detto ho sentito sparlare ancora di me nonostante la mia grande vittoria. Tanto qui powerbomb bellissima della sfidante, l'ex campionessa delle Divas WLF, mentre ricordiamo come questa sera avremo il rematch tra Kratos e Andrew Symark in palio il titolo WLF, un Symark che ha avuto la grande chance di andare a affrontare David Johnson ieri sera, praticamente alla vigilia, insomma, per il titolo WLF, vincendo la Rumble, iniziando per ultimo, pensare un po', però poi Paul Jason lo ha gabbato. Intanto qui step suplex, molto molto bene Alexandra, sicuramente la ragazza ci sa fare, però deve aumentare il suo arsenale di manovre. Ora mi chiedo, con probabilmente Serenity Sharon fuori dai giochi, perché sinceramente non so se avrà altri rematch vista la stipulazione che ha perso, attenzione con il martello addirittura, e qua ragazzi si mena, d'altronde Alexandra se l'è un po' cercata. Però attenzione, risposta importante della campionessa, che la fa collidere contro i gradini d'acciaio.
Beh, e poi addirittura li vuole prendere. Questo sì che è un match estremo, ragazzi. Questo è un match dove le due rischiano parecchio. Se no chi dovesse perdere, ma anche chi magari chi vince, no? Entrambe risulterebbero a fine match, risulteranno davvero messe male. Staremo a vedere, soprattutto la sconfitta, ovviamente. Insomma, Alexandra potrebbe togliersi una volta di tutto, una volta per tutto di torno la Serenity. Alexandra, insomma, potrebbe farlo, sinceramente. La vedo molto più in palla. Forse la sfidante, insomma, la sua avversaria oggi è un po' così vista la sconfitta, no? Che non si aspettava Will of Karma, neanche noi, sinceramente, ce l'aspettavamo una cosa del genere. Stavo certamente forse la sorpresa più importante, beh, oltre il debutto praticamente della New Evolution, che non solo ha investito Edward, che ora per fortuna è in buone condizioni, deve soltanto recuperare, ma ha massacrato letteralmente Shawn Fily. Mentre qui che cosa fa Serenity strepitosa, mamma mia ragazzi, come si è rialzata, e poi una sorta di bella chicca fantastica, vai a vedere tutto, e la colpire lì al ginocchio, niente da fare, però niente da fare. E crucifix, non la schiena, assolutamente una buona mossa alla schiena questa. Allora, schienamento qui, vediamo se ce la fa. 1, 2, e niente da fare, niente da fare, si prosegue. Il match sembra essere ancora ben lungi dall'essere terminato, e beh, le due vogliono dare il massimo, anche se il titolo non è in palio. Ma ripeto, se Serenity dovesse batterla, è vero che la stipulazione a Will of Karma diceva che la perdente non avrebbe avuto rematch, Serenity non avrebbe avuto rematch, però credo che alla fine, insomma, se non ci sono grandi vere number a contender, anche perché sono poche quelle del roster verde. Ieri abbiamo visto una cosa scandalosa, per esempio in quella di Rising Knight, dove Paige Johnson con una sola manovra batte Liv Miller, ma lì gatta Cicova. Uno, perché Paige avrebbe dovuto difendere il titolo subito, contro due, contro Liv Miller che è un esordiente, e insomma, e sappiamo aver aiutato la stessa Paige Johnson in passato, lo scorso mese contro Marty. Quindi qui veramente gatta Cicova, ragazzi. Oh, attenzione Alexandra qui, bellissimo questo handbag, molto molto interessante. La ragazza si è allenata, perché ha implementato anche delle buone manovre. Poi qui come clutch, questa manovra all'apparenza semplice, perché devi chiudere bene l'avversaria, non l'ha chiusa benissimo sinceramente. Infatti è costretto addirittura a lasciarla, visto che non l'aveva messa bene. Attenzione! E tu l'hai finto! Beh ragazzi, qui è finita. Qui potrebbe essere chiuso il match. Attenzione! 1, 2! Oh, si salva! Si salva! La Sharon, ma che rischio! Alexandra sta dimostrando di essere cattiva come una campionessa deve essere, aggressiva. Magari non tanto tecnica, più un po' disordinati a volte, però aggressiva più che mai. Allora, la sfidante qui, Northland Suplex, vero un bel match tra queste due. Attenzione che vuol fare qua, Alexandra qui stordita. Allora Irish Whip dritto all'angolo, è il momento per un comeback, forse. Sì, è il momento per il comeback, anche se secondo me è un po' troppo presto. Senton dalle corde, attenzione, springboard, crossbody, e poi Bulldog, una delle sue tipiche manovre. E qui può davvero chiudere, qui può davvero chiudere. Attenzione ragazzi, la mette lì all'angolo, non so se è una buona idea, non so se, invece sì, va con la sua springboard DDT, sì, connessa. E qui poesia e movimento, il pubblico è tutto con lei. E d'altronde questa è una manovra spettacolare. 1, 2, 3. Incredibile, incredibile. La campionessa effettua un kick out degno di nota, assolutamente. Però insomma, se questa è la campionessa delle Divas WLF, insomma, è vero che è migliorata tanto. Attenzione qui, attenzione, che può fare? Forse prende il martello, no? No, attenzione! Prende le misure! Torpedo DDT! Mamma mia ragazzi! Poi si è in movimento! Ma che cosa ha fatto? Che cosa è riuscito a fare? Qui veramente stratosferica!
stratosferica veramente la ragazza, mamma mia, strepitosa, però purtroppo è sì spettacolare ma poco incisiva sul ring, perché devi schienarla al centro del ring la tua avversaria o sottometterla eventualmente. Oh, attenzione, questa è una bella botta ragazzi che ha rimediato Alexandra. C'è lo schienamento, prova adesso. 1, 2, ah, si salva, ci ha messo troppo tempo d'altronde, però una grande chance, un grande treno che è passato. E qui Alexandra la vedo messa male, ma non troppo, perché si libera. Allora la va a prendere e c'è questa face crusher per la precisione. Di nuovo sollevamento, di nuovo sbaglio. Allora la sfidante dice: vieni qua, backdrop. Molto molto ben eseguito peraltro, devo aggiungere, tecnicamente eccelsa questa manovra. Poi airship, la mette lì all'angolo, forse un'altra springboard dirty, no, cambia idea. E c'è questo face slam dalle corde, buona manovra. 1, 2, oh, si salva, sì, buona manovra assolutamente. E a quanto pare dopo questo match avremo il TV title match che vedrà Mr. B affrontare Leonard in palio il titolo television di Leonard. Insomma, Mr. B che addirittura si è dato veramente a sfruttare il momento. Quinta, attenzione di nuovo springboard DDT. Cosa ha fatto ragazzi, davvero qui la deve schienare, però ci sta mettendo troppo. 1, 2, oh, ancora una volta non basta. Però ora devi schienarla adesso con la tua migliore manovra, Serenity, se vuoi vincere, altrimenti Alexandra veramente ti fa piangere ancora. Oh, la trascina al suolo con una maniera aggressiva, cattiva, determinata. E poi lo drop kick, la drop kizza, insomma, al suolo. E si trova uno schiaffone qui incredibile, la sta ridicolizzando davvero. Into the fetta, sì, connessa, ed è la fine ragazzi, ed è la fine dei giochi, andiamo a casa. 1, 2 e 3, no, non è un 3, no ragazzi, non è un 3, clamoroso la resistenza della piccoletta. Ma però aveva battuto l'arbitro, infatti Alexandra ha qualcosa da dire. E se dovesse perdere avrebbe delle giustificazioni importanti da darci. Anche perché sinceramente ha battuto, quindi attenzione di nuovo. Un po' ripetitiva però, facebuster. Eh sì. Allora qui la rialza. No, la guarda. Eccola qui, la rialza adesso. Secondo momento sbaglia, troppo lenta. Troppo lenta qui. DDT, niente da fare. Rush leg sweep, sgambetto russo. Schienamento immediato. 1, 2, oh, non c'è il 3, per pochissimo ragazzi. Match molto molto interessante comunque sia, ci stanno dando dentro queste due, non posso davvero dire nulla a riguardo. È un match bellissimo fino a questo momento, ancora schienamento, non troppo militare. 1, 2, si salva infatti. Sì, e poi per questa sera stessa, prima del main event, prima del WLF title rematch, avremo quello che molti, attenzione, tanto qui Joe Breaker Strange sta dicendo, avremo un bel match a 3 tra Andrew, tanto qui 1, 2, oh, si salva per pochissimo. Sta dicendo avremo un match a 3 tra tre debuttanti, Andrew Sears, Steven e Isma Nasa. Insomma, davvero importante anche capire chi tra questi dovrebbe avere la meglio. Attenzione intanto, running face slam, vuole provarci, vuole volare qui, sta rischiando, però ci vuole provare, fa del boss flash a segno con grande coraggio, però ha perso momenti importanti e qua vuole dar troppo spettacolo alla ragazza. Attenzione alla seconda vice, e la chiude dentro. Questa è una buona combo fra Nebo Smash, ma guardate Alexandra, incredibile! Che cosa ha fatto a rovesciare il tutto? Round schicco! No! Mettere fetto! Straordinario scambio!
1, 2 e 3. Salta centrale definitivo dopo il terzo, peraltro hit to the feet. Beh ragazzi, grande grande affermazione della campionessa, che dimostra davvero di essere migliore non solo di Serenity, ma io lei la vedrei bene anche contro Paige. Sinceramente sta crescendo molto, dovesse battere altre avversarie qui in WLF sicuramente potrebbe ambire anche al roster di Civilization, ovviamente senza nulla togliere a questo titolo, a questo show, però quello di Civilization è lo show principale, ancora considerato lo show principale. Questo è un po' lo show di sviluppo, diciamo, anche se era più prima di sviluppo, adesso è proprio un roster a tutti gli effetti. Comunque è bellissimo match, all'inizio estremo, poi hardcore più che estremo, e poi dopo match molto duro svoltosi sul ring, che ha visto magari la maggior tenacia, determinazione, aggressività, voglia di Alexandra. Qui sballa il random stick clamoroso e allora ne approfitta Alexandra. Bellissimo però questo scambio con Alexandra, che evita molto velocemente, rapidamente il random stick ed effettua il little defeat. Insomma ragazzi, potete chiamarla come vi pare, ma è la nostra campionessa delle Divas WLF. E ancora lei è Alexandra. D'altronde non c'è il titolo in palio, ma ha dimostrato anche quando non c'è il titolo in palio lei vuole vincere e vince. E beh, sono anche parecchi fan, non me l'aspettavo sinceramente. Vi ricordiamo però una cosa molto ma molto 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 importante, in quanto queste sono superstar divas che si allenano quotidianamente per vedere le mosse che vediamo fare loro in TV. Quindi ragazzi, vi prego, non imitate né a casa né a scuola né da nessun'altra parte, perché ci si fa dannatamente male. Dopo questo messaggio importantissimo, passiamo a un altro title match. O meglio, al primo title match della serata, visto che ne avremo due, l'altro è il nostro main event, in palio il titolo WLF. Qui però c'è un altro membro dell'Evolution, della New Evolution, che vuole prendersi il titolo. Già Kratos è il campione WLF. Qui invece c'è Mr. P, che praticamente ritorna in WLF, dove lui era stato qualche tempo, no? Quando c'era la prima versione della WLF, torna e lo fa già con un match titolato. Io non ho sentito Leonard che annuiva, che diceva bene, ti meriti una chance, qua Mr. P, qui gatta Ciugova. O Fili sta perdendo veramente il potere, o la Evolution sta, non so, boicottando lo show, non credo, perché ci deve essere comunque il consiglio di amministrazione dietro a tutto questo. Quindi ho paura che Shawn Fily stia proprio perdendo il potere a discapito di questa New Evolution, che invece ne sta ottenendo sempre di più. Ora gustiamoci però l'ingresso del nostro campione Evolution, ovvero Leonard. Eccolo qui, Leonard sembra parecchio preoccupato, sinceramente sorride a volte, però non è un sorriso franco, non è un sorriso sincero, un sorriso di quello che vuole far credere ai fan di stare bene, ma sinceramente nasconde troppo. Leonard fa il suo solito, la sua solita entrata, ok, quello ci può stare, però insomma Mr. P sembra in una forma smagliante, quindi attenzione.
la New Evolution potrebbe appropriarsi di due dei due titoli maschili, no, della WLF, poi avremo quello femminile, ma è chiaro che Marty Johnson non può conquistarlo. Qui a Londra non sono molto avanti di Mr. P, sinceramente, Davvero molti molti invece tifosi per Leonard, d'altronde ha fatto ricredere molti questo ragazzo, dimostrando grande determinazione, grande responsabilità, poi perché portare questo titolo per più di due mesi, insomma, non è mai facile. Titolo television in palio, Mr. P sa che poi dovrà difenderlo tutte le settimane, o quasi almeno tutte le settimane, però nonostante questo vuole essere messo sul piatto. Subito crossbody verrà qui di Leonard, che ne vuole approfittare. D'altronde vuole mettere in mostra la sua maggior tecnica e agilità, soprattutto l'agilità deve fare la differenza quest'oggi, ma se Mr. P li prende è finita. Infatti subito all'angolo con la violenza tremenda e poi backdrop, e addirittura qualcuno canta Suplex City. Beh, ragazzi, è chiaro che Mr. P ha un sacco di suplex, e ancora non ci credo, butterfly suplex. Mamma mia ragazzi, che potenza, che potenza. Leonard deve sfruttare però le fasi iniziali, perché più avanti il match, sì, forse uno potrebbe dire Mr. P è pesante, grosso, e più avanti il match potrebbe stancarsi, sì, però anche Leonard, però Leonard deve sfruttare la maggiore agilità. Cioè, se Leonard ha un quarto d'ora ancora non esegue le sue migliori manovre. Oh, God, French suplex. Mamma mia ragazzi, sono tre suplex, se riesco li conto, altrimenti vabbè, non fa niente. Importante risultato del match, e anche goderci questo incontro. Poi quelli troppo, comunque siamo a tre suplex, e uno diverso dall'altro poi, quindi sicuramente una bella cosa per gli intrattenitori. Tanto qui non ci credo, non ci credo, una powerbomb, no, oh mio Dio, cioè lo ha preso, l'ha sollevato dal suolo, adesso peserà 85-90 kg, e poi ancora un quarto suplex, stavolta come il terzo, un girlfriend suplex. Beh ragazzi, qua lo sta annichilendo a tutti gli effetti. Mr. P è troppo forte, guardatelo lì. Cioè Leonard per rialzarci ci ha messo un'eternità. Addirittura ha quasi paura di entrare. Forse più che paura è timore ovviamente che possa perdere la cintura, perché alla fine la pellaccia, ok, però Mr. P è davvero tremendo. Attenzione, oh, una spallata, e lo butta giù come fosse polvere. Poi lo rialza, attenzione, siamo al quinto suplex. Perto suplex altissimo, poi con una caduta rocambolesca importante. Siamo a 5 suplex, se non erro. Leonard rientra adesso, ma mi sembra abbastanza stanco. Attenzione Mr. P, Leonard sbaglia completamente. German suplex, no, suplex City, incredibile. Beh ragazzi, per Leonard è la fine. Incredibile come sta dominando, e sono a 8 suplex, siamo a 8 suplex ragazzi. Mamma mia, devastante, però è troppo presto, solo uno. Beh, si prosegue, però ha rischiato molto. Oh, un pugno diretto qua, il match lo sta dominando Leonard, scusate Mr. P, sì, magari Leonard, attenzione. Oh, vuole già chiudere con l'F5, vuole già chiudere, è tornato forza 5, no, c'è un cushion. E poi attenzione, non mettere il mirino per la spear, no, Jason Matic sfrutta le mosse del suo grande amico John e del suo amico Paul Jason. 1, 2, si salva, ma ancora la spear nella canna, ancora la spear in canna, e infatti forse prende la mira. Oh sì, lo va a colpire, lo deve schierare. 1, 2, e non ci credo, non c'è 3. Beh, d'altronde questa è una bestia Mr. P, d'altronde ha lanciato la sfida a Remo, è uno che poi perde con Leonard, non può andare a affrontare Remo, insomma. Leonard qui
Oh, sbaglio! Belli to belli! E siamo a 9, ma questo è un super belli to belli per Death Suplex. Poi siamo in movimento qua. Davvero strepitoso, Mr. P. Davvero incredibile. Poi lo mette in questa sede lock. E l'ha chiuso bene, ragazzi, qua rischia davvero il cedimento, il soffocamento. Invece no, i fan si fanno sentire. E ora Leonard deve dimostrare tutto il suo grande carattere. Anche se la sfida andrà a volo. Ah, sbaglia ancora. Leonard lo va a prendere stavolta. Buona questa DT, questa sorta di copper shot. Poi si la va a girare dal paletto. Deve essere veloce Leonard, deve essere molto molto rapido. Oh, flying headbutt, anzi flying crossbody, molto molto bene. 1, 2. Si salva Mr. P, però sempre per poco. Leonard ci ha provato, almeno fino adesso ci sta provando. Ancora backbreaker, spezza schiena. E adesso i fan vogliono che Leonard mostri il carattere, e lo fa con questo bello belli. Intanto mi sembra siamo a 9 o 10 suplex di Mr. P. Qui schienamento di Leonard. 1, 2. Niente da fare, forse neanche 2 questa volta. Stavolta Leonard è un po' troppo pretenzioso, però sta lottando bene. Dopo la sfida sbagliava veramente poco. I fan lo stanno incoraggiando. Attenzione di nuovo. E stavolta sì, siamo a 10. E poi a 11, non ci credo, mantiene la presa. Allora al 12 la stacca, ma solo perché il match qua è finito. Qua il match è concluso. 1, 2, oh, si salva. Al contro di 2 Leonard, grande resistenza, si salva. Ma siamo a 12 suplex incassati. E Leonard dove va? Preferisce quasi prendere la boccata d'aria. Poi lo ributta, oh, contro lo spigolo del ring. Buona questa idea di Leonard, deve sfruttare la furbizia, la scaltrezza. E addirittura no, toglie, sparecchia il tavolo. No, qui però sta rischiando molto, qui sta rischiando molto. Attenzione a Mr. P alle spalle. Oh, Leonard scaramentato, via. Mr. P lo rialza. Ma Leonard è velocissimo, è riportato sul ring, stiamo al conto di 5, anzi 6 adesso. Siamo a 7, rientra Leonard. Mr. P ora è un po' stanco. Leonard cosa vuol fare? Attenzione, sbaglia Mr. P alle spalle, attenzione Mr. P. Niente a fare Leonard, un colpo all'addome assurdo. E qua temo sia finita. Tornado forza 5. Mamma mia ragazzi, abbiamo un nuovo campione delle Vision. Qui Leonard non si può salvare. Mamma mia ragazzi, è finita, che botta. 1, 2 e 3. Mr. P, come abbastanza pronosticabile, non certo, però si poteva pronosticare una cosa del genere, vince il suo primo titolo delle Vision. E insomma la New Evolution adesso ha 2 titoli su 3, in quanto Martin Johnson è l'unico senza titolo, visto che in WLF non ci sono titoli, ma potrebbe andare a Roster Civilization questo e prendersene uno. D'altronde, cioè, questi stanno prendendo tutto. Kratos senza fare molto perde il match 3.3 alle Solo Sears, nonostante quello finita il title match. E poi Kratos, quasi per ringraziarlo, lo va a massacrare insieme alla New Evolution. Cioè alla fine questi hanno avuto match titolati non guadagnati, non meritati sinceramente, dai. Però Leonard, un plauso a Leonard che ha dimostrato grande carattere fino alla fine. Ma poi dopo il tornado forza 5 non ti puoi rialzare assolutamente, che botta ragazzi. E dopo anche 12 suplex, di cui 6 German suplex, insomma. Il tornado è il nuovo campione di televisione, ragazzi. Ci vediamo nella seconda parte.